femministi di tutto il mondo, ciao Rosy, eccoci in questo angolo del TG maschio al 100%, il primo TG neomaschilista mondiale contro i TG di informazione pilotata dalle giornaliste femministe che dovrebbero stare tutte quante a casa a curare i pupi o, come dice l'argomento di questa puntata, ovviamente a fare un sesso riproduttivo, noi diremmo ovviamente, noi integralisti cattolici e maschilisti, e quindi veniamo appunto diciamo all'argomento di punta, quindi al focus di questa puntata, che dice appunto il calo del desiderio, c'è un calo del desiderio all'interno della coppia. Ma io provocatoriamente vorrei dire, ma qui si parla più di un calo del desiderio maschile, un calo del desiderio di voi femministi, di voi femministe, di voi donne, è un calo del desiderio, quindi c'è una frigidità femminile in aumento, un'omosessualità femminile in aumento tutte nell'isola di Lesbo, un'allergia direi femminista al membro maschile, al membro maschile, e quindi io direi praticamente, insomma, che siete un branco di lesbiche e di frigide. Poi vi do il consiglio di come diciamo risolvere questa vostra problematica, ma Rosy, a proposito di Sigmund Freud, quindi psicanalista famoso, cosa disse più o meno della sessualità? Certo, Sigmund Freud affermava che la sessualità era molto importante per la formazione della personalità e di conseguenza anche per la formazione della famiglia. Non come molti psichiatri e psicanalisti sostengono che la sessualità non esiste o non deve esistere, deve esistere la persona, l'appiattimento dei ruoli sessuali tra il maschio e la femmina. Il maschio deve essere maschio al 100%, come disse Julius Evola, il maschio è il predatore e la donna e la femmina è preda. E se questa preda non si sente talmente preda, noi gli daremo un sano consiglio salutare e una giusta terapia. Frustate nella schiena. Vinceremo!